Salve e ben ritrovati a tutti voi. Questa puntata è dedicata interamente al tema del fotovoltaico. L'Istituto Edile ha investito una cifra consistente per realizzare sul proprio tetto una serie di consistenti di pannelli fotovoltaici che poi produrranno energia elettrica e un forte risparmio. È un investimento, ma nel tempo si ammortizzerà. Per parlare di questo, innanzitutto vi facciamo vedere le fasi del montaggio sul tetto dell'Istituto Edile dei pannelli fotovoltaici, quindi il tetto vuoto e poi pian pianino il montaggio e poi il tetto completato. Siamo all'Istituto Edile di Bologna. Su questo tetto è installato un impianto fotovoltaico di taglia 39,6 kW, è costituito da 180 moduli in silicio policristallino da 200 watt l'una. È un impianto installato sulle falde inclinate, in adiacenza alle falde, quindi è un impianto che tecnicamente si configura come impianto parzialmente integrato architettonicamente. I vantaggi di un impianto fotovoltaico sono noti: questo produce elettricità che può essere utilizzata direttamente nell'istituto edile e quindi abbiamo un risparmio consistente dovuto al fatto che non compriamo l'energia dal fornitore. L'energia che non utilizziamo viene ceduta in rete, quindi viene venduta e quindi abbiamo un ulteriore vantaggio. E poi, essendo un impianto di fonti rinnovabili, è finanziato con un programma di finanziamento specifico da parte dello Stato e quindi abbiamo un premio economico per 20 anni legato alla produzione, a tutta la produzione di energia elettrica che riusciamo a fare. Quindi il fotovoltaico oggi rappresenta una
possibilità importante per produrre appunto energia con fonti rinnovabili. Con questo impianto abbiamo stimato, poi lo vedremo, insomma lo teniamo monitorato durante un anno, di soddisfare la produzione di circa il 53% annuale del fabbisogno di energia di tutto l'istituto edile, quindi il resto che produciamo di venderlo in rete. L'impianto ha un sistema dedicato di supervisione e controllo che permette appunto attraverso un computer di controllare il suo funzionamento, quindi riusciamo a sapere in istantaneo quanto stiamo producendo, quanto è la radiazione solare, quanta CO2 stiamo risparmiando. Tutti questi dati sono immagazzinati in un archivio storico, quindi siamo in grado anche di sapere su un mese, su un anno quanti sono stati i vantaggi e i benefici. Ecco, siamo nell'atrio dell'Istituto Edile, questo è il pannello informativo che mostra in tempo reale il funzionamento dell'impianto. In questo momento stiamo vedendo i chili di anidride carbonica complessivamente non emessa in atmosfera dalla data di avvio dell'impianto. Questi sono i dati giornalieri, quindi quanto oggi non stiamo emettendo in atmosfera grazie alla produzione di elettricità pulita. Questa è la potenza istantanea dell'impianto, quanto sta dando di potenza appunto unitaria sulla base delle condizioni di sole che abbiamo, e questi sono la produzione di energia totale dalla data di avvio dell'impianto in kilowattora, e invece in questo istante vediamo l'energia che ha prodotto oggi, mattina, sono circa le 11:30 e questo è quello che è stato prodotto fino ad oggi. Insomma, la scommessa sull'impianto fotovoltaico direi che è una prospettiva interessante. Oggi tutti quanti, insomma, chi ha un tetto può pensare di installare a casa sua un impianto di questo tipo e avere chiaramente dei vantaggi in risparmio economico in bolletta e anche contribuire al grande vantaggio ambientale di ridurre le emissioni in atmosfera. Consideriamo che per avere circa un kilowatt di potenza dell'impianto occorre comunque una dimensione abbastanza consistente di superficie, intorno ai 9 metri quadri, e quindi per soddisfare insomma un impianto domestico occorre una certa superficie di tetto, però non è escluso insomma che si possa cercare di andare in questa direzione. Alle mie spalle vedete l'impianto di pannelli fotovoltaici montato sulla copertura dell'Istituto Professionale dei Lavoratori Edili della provincia di Bologna. Questo impianto è stato realizzato nel 2008, è in funzione appunto dal dicembre del 2008 ed è stato inaugurato l'11 febbraio del 2009. Il presidente Diego Cuzzani, che ha presieduto l'Istituto Professionale Edile per 16 anni, prima che io subentrassi a lui l'anno scorso, si è fatto promotore di questa scelta molto importante, ritengo. Il tema del risparmio dell'energia, dell'autoproduzione di energia, credo che sia un tema che debba stare a cuore a tutti, e qui in istituto professionale dove noi facciamo formazione, avendone avuto la possibilità, abbiamo accettato questa sfida. Questo comporterà naturalmente nei prossimi anni, pensiamo in 10 anni, l'ammortamento completo di questo investimento, un investimento importante da un punto di vista economico, che si riuscirà a realizzare tramite la produzione di energia elettrica e quindi un risparmio della bolletta. Il contributo che in base alle normative è previsto appunto nei prossimi 20 anni per ogni kilowattora prodotto, e un ulteriore risparmio sarà dato da quello che in surplus verrà prodotto da questo impianto fotovoltaico, che verrà venduto direttamente alla rete.